Ciao ragazzi, allora, di nuovo insieme. Oggi vado a rispondere a una delle tantissime domande e richieste che mi sono fortunatamente arrivate dopo il mio appello per delineare un po' le mie nuove lezioni del 2022. Parto con Salvatore che mi scrive, vediamo se sono tecnologico oggi. E uso questa funzione qui. Allora. Me l'ero appuntata. Andiamo. Ciao Igor, vedo nei tuoi video la semplicità con cui identifichi gli accordi sul fondo della tastiera, diciamo dopo il dodicesimo tasto. Ovviamente mi rendo conto che bisogna avere ben saldi i principi, lo studio dell'armonia e la pronta visualizzazione delle note sulla tastiera. Sarebbe importante che tu sintetizzassi, partendo dagli accordi più semplici, le posizioni che usi più comunemente e, ad esempio, partendo da maggiori, minori, settime, seste, arrivare a quelli più complessi, tenendo come tonica la nota più grave, perché se inizi a rivolta a fare rivolte da subito si perde il filo. Salvatore, allora vediamo se ri ritorno io. Ok, allora volevo partire a Salvatore perché colgo al volo questa richiesta per effettivamente fare una doverosa precisazione, una doverosa constatazione che è vero, io le lezioni del 2021 sono state effettivamente anche risfogliandole e riguardandole anche per capire cosa posso migliorare, un po' indirizzate, un po' tanto, comunque a chi ha già una certa conoscenza armonica, quindi di teoria musicale e anche un certo, diciamo, parlare di livelli a me non piace mai, una certa, diciamo, esperienza sullo strumento. E ho effettivamente un po' tralasciato, forse volendo anche, chi invece si avvicina al basso o comunque, ripeto, alla teoria, all'armonia musicale. Che ci si è avvicinato insomma da poco chi sta iniziando. Questo per un motivo molto semplice. Innanzitutto è una responsabilità molto grande insegnare qualcosa a chi inizia. E è una responsabilità che io preferisco sempre prendermi quando ho l'occasione di avere la persona o il ragazzo, bambino, l'adulto in questione davanti, con cui posso avere un rapporto proprio, diciamo, fisico, personale, diretto, insomma. Prendermi una responsabilità del genere con delle lezioni che poi, diciamo che di regola durano un quarto d'ora al massimo, perché altrimenti i video diventano troppo grossi, troppo noiosi. Ecco, non è semplice. E oltretutto, c'è tantissimo materiale online dedicato proprio a chi inizia con lo strumento. Per questo non ho mai nemmeno scritto nessun libro a riguardo, ne nessun corso, nessun manuale, perché trovo che in giro ci sia tanto materiale, però vedo anche che le richieste, nonostante questo, iniziano a essere numerose, per cui mi riallaccio al discorso iniziale, volevo prendere cogliere al volo questa richiesta di Salvatore per intanto dare dei cenni di teoria e per farvi vedere come mi approccio agli accordi proprio più semplici per poi magari fare una serie quindi diciamo una playlist proprio dedicata a chi si avvicina allo strumento o proprio a chi magari lo suona già da tanto, però vuole capire meglio quello che fa, quindi capire almeno un po' di basi di teoria, eccetera. Allora, partiamo dal semplice, appunto, e andiamo a vedere la scala più importante del mondo, quella che a me piace anche meno. Allora, rimetto un attimo la condivisione. Allora, vediamo se funziona. Allora, domanda. Era questa. Allora, la scala è Do, vedete? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Queste sono le sigle in inglese che oggi hanno raggiunto un po' come il virus, il Covid, la variante Omicron, ha raggiunto quasi la totalità dei casi, anche le lettere hanno ormai ucciso le famose Dore, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, che invece, per chi non lo sapesse, sono state proprio inventate con questi nomi. Allora, certo Guido d'Arezzo, però vabbè, questa non è una lezione di storia e musica. Allora, il Do è la prima nota, quindi si chiama tonica, e la seconda è Re, la terza e così via. Allora, per formare il primo accordo, quello in forma proprio più semplice in assoluto, la triade maggiore, si prende la prima, la terza, la quinta di ogni scala. Quindi in questo caso sarà Do, Mi, Sol. E io ho la mia triade maggiore di Do. Quindi, quella qui, Do, Mi, Sol. Questo principio ovviamente vale per tutte le scale. Quindi se io ora scrivo la scala di Fa, anzi, di Sol, scala maggiore di Sol, avrò il Sol, il La, il Si, Do, Re, Mi e Fa diesis. Vado a prendere la prima, la terza, la quinta di questa scala. Vediamo se ho capito come fare la freccettina. Beh, è venuta nera, ma va bene qua. Prendo la prima, quindi Sol, la terza, Si e Re. Quindi avrò Sol, Si e Re. Fermiamoci a questi due triadi, triade maggiore di Do e triade maggiore di Sol. Allora, torniamo a me stesso. Quello qui, ok. Sono io, sì. Allora, prima cosa, come ha giustamente detto proprio anche Salvatore, è fondamentale la conoscenza delle note sulla tastiera. Per questo io consiglio sempre di studiare. Anche prima appunto di suonare gli accordi, di studiare le triadi, come tutte le altre cose, scale, eccetera, accordi, arpeggi a più voci. Ma prendiamo la triade di Do, ok? Io avrò Do, Mi e Sol. Le posso suonare qui, ma come sapete il nostro strumento, a differenza di pianoforte dove Do, Mi, Sol su una certa ottava, quindi su un certo punto della tastiera del pianoforte, Do, Mi, Sol ho un solo modo per suonarle. Quindi Do, Mi, Sol. Una nota, poi salto un tasto, poi la nota, salto un tasto, un'altra nota. Su questo strumento invece è possibile suonare le stesse note in diverse parti della tastiera, quindi io Do, Mi e Sol posso farle così, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo consiglio, studiarle anche proprio senza niente sotto, senza basi, senza metronomo, studiare queste note su tutta la tastiera. Quindi anche poi, ovviamente, se io continuo con queste tre note per altezza, diciamo, vado all'ottava sopra e avrò il Do all'ottava sopra, il Mi all'ottava sopra, il Sol all'ottava sopra, poi di nuovo Do, fino a che la mia tastiera me lo permette. Quindi posso partire dal Mi a vuoto, ad esempio, che è la prima nota che ho disponibile. Poi avrò Sol, Do e così via, e suono su tutta la tastiera. Anche cambiando l'ordine delle note, ad esempio. Grazie.
eccetera, eccetera. Quella di Sol, abbiamo detto Sol, Si e Re, stesso discorso. Posso suonare qui, posso suonare così, posso suonare così, posso suonare qui. Quindi questo mi faciliterà la memorizzazione, faciliterà, detto bene, insomma, mi renderà più semplice la memorizzazione di tutte le note sulla tastiera. Quindi io saprò che appunto una triade maggiore la posso fare in questo modo, ma anche in questo, eccetera, eccetera. Quindi prendo il mio Sol e mi esploro tutta la tastiera. Ho già fatto comunque delle lezioni, se scorrete un po' proprio sullo studio delle triadi, degli arpeggi, su tutta la tastiera, quindi con le varie diteggiature, varie posizioni. Passiamo un attimo agli accordi. Quindi l'accordo nella sua forma più semplice in assoluto, quindi la triade. Addirittura io, a gusto mio personale, anche perché io suonando quasi esclusivamente basso a quattro corde, devo fare molto spesso delle scelte delle note, perché se ad esempio un accordo volesse suonare quattro note, per esempio Do, Si, Sol e mettiamoci il Si, Do, Mi, scusate, Sol e Si, mi toccherebbe fare una cosa del genere. Oppure questo. Molto spesso, quasi sempre, è impossibile suonare. È anche un po' inutile suonare quattro note sul basso per gli accordi. Altra considerazione, lasciamo perdere settime, seste, ma lasciamo perdere anche la quinta, perché io negli accordi, a meno che non sia una nota caratteristica, quindi una quinta aumentata, diminuita, non la suono quasi mai. Faccio sentire la tonica e la terza. Però c'è un altro discorso da dire. Se io lo suono Do e Mi su questa ottava, sull'ottava bassa, viene fuori questo suono qui, che è un po' è come suonare due note molto vicine al pianoforte nella parte bassa, diciamo, dove le note sono più gravi. Non hanno un bel suono, soprattutto quando si suona insieme agli altri, non escano bene, ecco. Quindi preferisco sempre suonare, ad esempio, la tonica qui, e invece della terza maggiore su questa ottava, la suono all'ottava sopra. Terza maggiore si chiamerebbe decima a questo punto, però è la stessa nota, Mi, però un'ottava sopra. Quindi io avrò questo. Sentite com'è più definito, com'è più musicale anche. Lasciamo stare anche rivolti, eccetera. Do maggiore nella sua forma più semplice. Se volessi suonare anche la quinta, a questo punto verrebbe questo, però per molti aspetti suonare la quinta, e ripeto, a meno che non sia una nota caratteristica, non conviene sul basso. Oppure si toglie la tonica, si suona, però ci arriveremo proprio avanti. Quindi, una volta che io ho capito questo, basta che mi sposto su un'altra tonica, ad esempio Sol, vado sul Sol, quindi lo prendo qui e faccio la stessa cosa. Quindi avrò Sol e Si, invece di suonarle così, suonerò il Sol al basso e il Si all'ottava sopra, quindi la decima, anche qui. Vedete che è terzo tasto con il dito indice e con il dito anulare o mignolo suono il quarto tasto della corda di Sol. Di Do
Invece col dito indice suono Do sull'ottavo tasto e col mignolo il nono tasto della corda di Sol. Altro discorso invece è quando faccio gli accordi, diciamo, chiusi, chiamiamoli così, quindi quando voglio suonare le note sulla stessa ottava. Allora vado sull'ottava alta, come dicevi, dal dodicesimo tasto in poi, dove invece anche suonando appunto sulla stessa ottava, quindi non più tonica decima, ma proprio tonica terza, ma essendo più alto, quindi come se sul pianoforte mi fossi spostato più a destra, diciamo così, volgarmente, suonano bene qui, perché appunto siamo su frequenze più alte, eccetera. Quindi anche qui, una volta che ho capito la diteggiatura per la triade maggiore, ripeto, la quinta è facoltativa, posso anche raddoppiare l'ottava, anzi, cosa faccio molto spesso. Quindi non faccio altro che suonare un altro Do con il mignolo. Se voglio fare Re, sposto la stessa identica diteggiatura partendo dal Re. Quindi questo. Sì. Quindi io ora ho parlato di triadi minori, di triadi maggiori, però questo vale un po' per tutti gli accordi, ovvero tutto quello che mi basta sapere a me personalmente per quanto io uso gli accordi sul basso è due o tre posizioni per ogni tipo di accordo, quindi maggiore, il minore, maggiore e minore, accordo di settima, accordo minore, settima. Faccio sempre la stessa cosa, quindi chiamiamolo accordo aperto qui e chiuso qui per comodità. Sono le stesse note, però col principio che ho detto prima. Altro discorso sono i voicing e i rivolti, però giustamente ci dovremmo arrivare con calma. Quindi, importante è conoscere le triadi partendo da quelle maggiori su tutta la tastiera, questo è fondamentale. Il nostro cervello deve iniziare subito non a basarsi su degli schemi, dei colori, quello che vi pare, ma sulla conoscenza delle note, degli intervalli. Quindi la triade maggiore devo essere in grado di farla in tutti i modi possibili. Questo mi darà una libertà poi di esecuzione di qualsiasi cosa molto più vasta, una libertà assoluta, piuttosto che rimanere fermo a una sola diteggiatura e quindi non poter esplorare tutta la tastiera come voglio. Questo mi facilita anche poi quando invece devo pensare a due o tre note alla volta nel caso degli accordi, non sto a pensare ogni volta che Sol maggiore è composto da Sol, Si, Re, eccetera, ma avrò già delle diteggiature pronte per ogni accordo appunto. Ragazzi, mi fermo qui, se no è lunghissimo. Allora, ci saranno dei seguiti, farò una playlist a parte, quindi se avete comunque altre richieste, dubbi, o non avete capito qualcosa, comunque scaricate sempre il PDF allegato, dove almeno tenete un po' meglio il filo del discorso sotto mano. Comunque per qualsiasi cosa basta un commento, una mail, un messaggio, una telefonata, una visita a casa, quello che vi pare. Spero di essere stato più semplice e più chiaro possibile, altrimenti vi chiedo scusa. E ci vediamo al prossimo video.